Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi vi svelerò dei piccoli trucchetti per fare più like su Instagram, perché dopo lo scorso episodio, che è andato davvero molto molto bene, che ha quasi raggiunto le 5.000 visualizzazioni e più di 100 mi piace, ho deciso che magari sarebbe stato il caso di farvi un altro episodio sui trucchetti per Instagram. Ovviamente sappiamo tutti che Instagram è il social per eccellenza, è il social più utilizzato negli ultimi anni, nell'ultimo periodo comunque, e quindi abbiamo tutti un po' quella cosa di voler crescere, di fare like, eccetera. Quindi oggi vi mostrerò dei trucchetti che ho imparato andandole a cercare, insomma, e provandoli appunto sul mio stesso canale. Quindi prima di iniziare vi lascio un bel pollice in su, commentare e se ancora non avete fatto iscrivetevi e fatemi sapere che cosa ne pensate. E mi raccomando, se ancora non avete visto gli scorsi episodi o comunque lo scorso video, ve lo lascio qua sotto nella descrizione oppure nelle in alto a destra. Andatelo a vedere perché è davvero molto molto importante. Ok, eccoci qua. Allora, trucchetto numero 1. Allora, diciamo che questo più che un trucchetto è una strategia, tra virgolette, perché? Perché ovviamente sappiamo tutti che Instagram ormai è utilizzato da milioni di persone al giorno e quindi ci sono milioni di post ogni giorno, ogni ora se non altro. Quindi, più che altro, il vero motivo per cui non riusciamo a crescere su Instagram è che magari i nostri contenuti non interessano troppe persone o comunque non sono di una qualità abbastanza elevata da poter interagire, insomma, e competere con i profili magari più grandi. Quindi il primo trucchetto tra tutti è caricare foto di qualità. Non c'è bisogno di avere per forza una macchina fotografica da milioni di euro, ma anche con il vostro telefono. Però ci sono dei piccoli accorgimenti che potreste fare, ad esempio non scattare foto in controluce, modificarle magari con degli effetti tramite delle applicazioni che poi magari vi farò vedere in un video a parte. Infatti, se volete vedere un video su come edito le mie foto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sarò ben felice di portarvelo. E sì, potreste usare appunto questi piccoli accorgimenti per creare una foto che abbia una bella qualità, dei bei colori e poterla caricare su Instagram. Però una volta caricata su Instagram non vi dimenticate che è davvero fondamentale che voi facciate una descrizione appropriata per quella foto. Quindi appunto non scrivete cose del tipo, non lo so, se è un vostro selfie non scrivete cose del tipo selfie, ma magari scrivete il significato che ha per voi quella fotografia. E quindi questo era il primo trucchetto. Ovviamente non sempre caricare foto di qualità vi darà il boom per farvi crescere su Instagram, anche perché non conta la qualità di una sola foto, ma la qualità di tutte, quindi deve essere una cosa costante con la quale voi dovrete avere a che fare. Il secondo trucchetto invece è utilizzare gli hashtag, oppure tag, come volete chiamarli voi. Avevo già parlato di questo trucchetto nel mio scorso video, che mi raccomando vi invito sempre ad andare a vedere. E come funziona la ricerca per tag? Beh, dipende dal vostro profilo. Per esempio, se avete un profilo che tratta di viaggi, quindi magari travel blogger, potete cercare nella sezione appunto di ricerca hashtag travel blogger e vi compariranno lì tutte le foto che le persone hanno messo con quell'hashtag. Ebbene, voi che cosa potrete fare? Potete andare a lasciare dei mi piace e dei commenti inerenti ovviamente alle varie foto che andrete a vedere ai profili delle altre persone. Per esempio, mettiamo il caso che io ho un profilo che parla di viaggi e magari sono andata ultimamente a fare un viaggio, non lo so, in Uruguay. Ok, la prima cosa che mi è venuta in mente, andrò a cercare hashtag travel blogger oppure hashtag Uruguay per esempio e andrò a mettere mi piace alle fotografie che hanno quell'hashtag e magari a commentarle facendo sapere che cosa ne penso della foto, facendo sapere magari qualcosa inerente alla descrizione di quella foto che magari ha messo il tipo e appunto interagire con le foto altrui. Se le persone che vedranno il vostro commento saranno interessate, andranno a cliccare sul vostro profilo e magari vi ricambieranno il mi piace, vi commenteranno la foto e potrete scambiarvi anche opinioni. E questo secondo me
è il modo migliore per crescere su Instagram, è comunque fare il mi piace, perché appunto vi aiuta anche da un punto di vista stimolativo per farvi apprendere magari nuove tecniche di fotografia, nuove cose, eccetera. Un altro trucchetto ancora è fare like for like, ovvero mi piace per mi piace, che è un po' la stessa strategia di prima, ma anziché commentare le foto inerenti all'hashtag che avete postato sulla vostra foto o comunque inerenti alle cose che riguardano il vostro profilo, vi basterà cercare nella sezione di ricerca hashtag like for like e vi compariranno lì tutti i post che appunto fanno questa cosa, ovvero lo scambio di mi piace. Vi basterà cliccare sulle varie foto e mettere mi piace e vedrete che la maggior parte delle persone ricambieranno, perché appunto così loro avranno mi piace, voi avrete mi piace e voi sarete anche più propensi a lasciare mi piace magari a qualche altra loro fotografia e aumentare sempre di più i like. Questa però è una strategia che a lungo andare potrebbe avere degli svantaggi, perché se fate questa cosa appunto i profili che vi lasceranno mi piace non saranno interessati, o almeno non tutti saranno interessati al vostro profilo, e quindi la maggior parte non vi seguirà oppure vi lascerà solo quel mi piace e poi basta, insomma. Quindi a lungo andare il vostro engagement ne potrebbe risentire e quindi Instagram potrebbe decidere nascondere tra virgolette il vostro profilo a persone che appunto potrebbero invece essere interessate. L'ultimo trucchetto e quello più importante che sto studiando da un po' di tempo è i gruppi Telegram, usare i gruppi Telegram, perché per chi non lo sapesse Telegram appunto è un po' come WhatsApp, però è meglio, insomma, perché in Telegram c'è la possibilità di fare dei gruppi e di inserirci all'interno dei bot. Prendiamo l'esempio di questo gruppo iRound. Praticamente in questo gruppo cosa si fa? Si fa lo scambio di mi piace. Ma come funziona lo scambio di mi piace? Praticamente ogni 2 ore si avvierà questo bot che vi darà la possibilità di droppare, ovvero di lasciare il vostro username di Instagram. Quindi in questo caso io uso l'username not Irene, perché è il mio profilo, e mi raccomando andrà a seguire su Instagram, che non fa mai male. Quindi ogni 2 ore appunto avrete la possibilità di lasciare il vostro username, e dopo che il round sarà chiuso, quindi dopo che le persone avranno droppato tutti i loro username, questo bot farà una lista di tutte le persone che hanno partecipato e vi lascerà questa lista. Dopodiché voi dovrete aprire ogni link e andare a lasciare un mi piace e un commento alla foto, inerente ovviamente alla foto. Dopo aver fatto ciò, il bot controllerà se voi avete seguito tutti i passaggi, se avete lasciato un mi piace, se avete messo il commento, e una volta fatto ciò vi darà dei punti se avete fatto tutto il lavoro bene. Se invece avete fatto furbacchioni, che non avete lasciato un mi piace e non avete lasciato magari commenti, vi darà un warn, e dopo 5 warn sarete bannati per 100 ore dal gruppo. Quindi se volete usare i bot di Telegram dovete starci davvero molto attenti e dovete seguire le regole, perché altrimenti sarete cacciati dal gruppo e non vi conviene, diciamo. Comunque questo gruppo è davvero molto utile, perché le persone appunto andranno a ricambiare sotto la vostra foto con un mi piace e un commento inerente alla foto, e devo dire che ho trovato anche molte persone con cui magari ho fatto delle collaborazioni su Instagram, con cui magari mi sento qualche volta così per scambiarci consigli sulle foto eccetera, e quindi direi che è davvero un'ottima occasione per conoscere nuove persone, conoscere nuove tecniche e scambiarsi un po' di opinioni, che non fa mai male. Quindi sì, diciamo che principalmente i trucchetti di oggi erano questi. Conosco anche altri trucchetti di Instagram che non sarò qui a svelarvi in questo video, però se ne volete un altro fatemelo sapere qua sotto nei commenti e magari lasciate un bel mi piace. Se anche questo video riuscirà ad arrivare ai 100 mi piace, magari più in avanti vi porterò un nuovo video sui trucchetti di Instagram e come crescere appunto su Instagram. E niente, io spero che questo breve ma intenso video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi video. Mi raccomando, lunedì ore 17 sul canale. Bella!